Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Zoe. Perché stai super immobile, Zoe? Sei stranissima. E stiamo realizzando un nuovo episodio della serie Quanto costa? Eh sì, perché è molto costoso mantenere un cane al giorno d'oggi. Però ti piace in realtà stare sulle mie spalle. Partiamo con l'acquisto. Molto spesso i cani di razza vengono venduti a cifre intorno anche ai 500-600 euro. Non è il caso di Zoe perché l'abbiamo acquistata per circa 200 euro, penso. Non mi ricordo, non è un cane di razza comunque. Un'altra voce molto costosa nel mantenere un cane è senza dubbio il fattore cibo. Perché seppur Zoe abbia lo stomaco delle dimensioni di una pallina da golf, consuma circa tra i 40 e i 50 euro di cibo ogni mese. Hai finito? Possiamo andare avanti, Zoe? Mi devo adattare a lei perché sennò cade, poverina. Terzo punto, le spese veterinarie. Forse molti le sottovalutano, ma si spendono circa tra i 100 e i 150 euro all'anno in spese veterinarie per le visite di routine e per le visite per le vaccinazioni. L'ultimo punto invece riguarda gli accessori. Sì, perché molto spesso non vengono presi in considerazione. In realtà si spendono circa tra i 10 e i 15 euro per accessori alla moda, come ad esempio un cappellino. Tipo, raga, questo l'ho costruito staccando da un pupazzo e attaccandoci un filo di un Habermagique. O un nuovo guinzaglio. Allora, in totale quanto si spende per mantenere un cane? Siamo circa nell'ordine degli 80-90 euro mensili, oltre che i soldi dell'acquisto, anche se io vi consiglio di prenderlo al canile. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, scrivetemi un commento e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi! Ciao! Ciao! Ah! Devo assolutamente smetterla con queste cazzate. Sì.